Ritirare gli armamenti pesanti dalla linea del fronte di combattimento nell'est dell'Ucraina, è questo l'accordo di massima raggiunto nel vertice A4 tenutosi in serata a Berlino tra i ministri degli esteri di Russia, Germania, Ucraina e Francia. L'incontro si è concluso con un appello scritto alle parti coinvolte nel conflitto perché pongano fine alle ostilità. Ora resta da vedere se effettivamente ci sarà un ripiegamento delle armi pesanti verso le retrovie, ha detto il ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier. Per ora restiamo confidenti e la Russia in particolare ha promesso che eserciterà la necessaria pressione sui separatisti nell'est dell'Ucraina. Una misura la cui urgenza è tanto più evidente rispetto all'evolvere della situazione sul terreno, a Donetsk in particolare. I combattimenti tra l'esercito ucraino e le forze ribelli non hanno fatto che aggravarsi negli ultimi giorni. Quello che era l'aeroporto internazionale di Donetsk, inaugurato 2 anni fa, resta il cuore degli scontri. Tuttavia le possibilità di intesa tra Kiev e Mosca sono tanto più deboli dal momento che il presidente ucraino Petro Poroshenko ha ribadito le accuse al Cremlino, dicendo che sono ormai 9.000 i soldati russi presenti nel Donbass. Truppe con equipaggiamenti tutt'altro che improvvisati, come si può vedere dalle immagini. Mosca nega tuttavia un coinvolgimento diretto al fianco dei ribelli.